Buongiorno a tutti i telespettatori di Telegolfo e benvenuti qui allo stadio Caracciolo Carafa di Minturno. Siamo qui in occasione della partita fra Città di Minturno Marina e Città di Aprilia, in occasione per il girone C di allievi regionali, con la regia di Giuseppe Capuano, e al mio fianco ci sarà per il commento tecnico Aldo Conte. Allora Aldo, una presentazione di questa partita. Allora, buongiorno a tutti. Beh, la squadra del Città Minturno Marina si trova al centro della classifica, ma il team apriliano è praticamente accostato a un solo punto sopra il team caro al castello baronale. Praticamente sarà una gara di centro classifica, sarà una gara dove ci si trova, anche se pur di pochi punti, persi i playoff, ma bisognerà vincere assolutamente, anche perché comunque quando si guarda verso l'alto si viene sempre voglia di poter risalire. Ma andiamo a leggere le formazioni per quanto riguarda il Città di Minturno Marina. Sì, davanti al portiere Tomao Mattia agiranno con il numero 2 Petrucci Antonio, con il numero 3 Cantiello Claudio, 4 Di Marco Elvio, Lungo Marco con il numero 5, con il numero 6 Tartaglia Virgilio, Di Russo Luca con il numero 7, Graziano Raffaele 8, Messina Leonardo numero 9, Stella Antonio numero 10 e Testa Giampaolo numero 11. A disposizione di mister Collalti Vincenzo ci saranno Mallozzi Gaetano, Diana Luigi, Mallozzi Mauro, De Rosa Domenico e Mignano Michelangelo. Per quanto riguarda la formazione ospite, intanto vediamo l'ingresso in campo delle due formazioni. Davanti al portiere Torre Cristiano agiranno Rizzo Marco, Bragli Antonio, Cascone Pietro Paolo, Buonsanti Giuseppe, Macheda Luca, Sepe Ciro, Pacchiarotti Francesco, Corrias Daniele, Sassaroli Stefano, Leonardi Simone. A disposizione di mister Infanti ci saranno Martelli Federico, Perra Simone, Ruingan Florin, Ruggero Danilo e Ticconi Matteo. Diamo adesso il sorteggio di rito prima del calcio d'inizio. Insomma, dicevi Aldo, una sfida di centro classifica fra giovani promettenti, due squadre che hanno qualche rimpianto in questa stagione, ma comunque una partita utile per riscattarsi e per riprendere un cammino finora smarrito. Sì, andiamo a ricordare anche gli allenatori per quanto riguarda il Città di Minturno Marina, che è sceso in campo con la classica divisa a strisce verticali rosso-blu, i colori storici del team del Golfo, quindi Vincenzo Collalti, mentre Gianluca Istanti, allenatore del Città di Aprilia. Andiamo a vedere anche il capitano per quanto riguarda nel team del Città di Aprilia è Antonio Briglia. Quindi si attende il fischio dell'arbitro Francesco Di Siena della sezione di Cassino. Vediamo tutti pronti, il pubblico comunque abbastanza buono, abbastanza presente. Partiti, parte la gara della Città di Minturno Marina. Parte la gara subito con il pressing alto della formazione ospiti, ma senza problemi il portiere della Città di Minturno Marina, Tomao, prende la palla e calcia in avanti nella zona di metà campo, dove spizza di testa un giocatore del Minturno Marina. Adesso Cantiello ha intercettato il passaggio verso Tartaglia, fallo laterale in formazione dei padroni di casa. Dalla rimessa vediamo ancora di testa il numero 10 Stella Antonio, un po' di confusione in mezzo al campo, mette palla giù il numero 8 dalla formazione ospite Pacchiarotti, c'è un po' di confusione, si lotta. Attenzione dalla tre quarti per Minturno Marina, pallonetto, esce il portiere Tomao ad anticipare l'attaccante avversario e a controllare la palla. Subito ritmi frenetici, ritmi alti, Aldo. Subito errore da parte della difesa cara al presidente Chianese, subito praticamente deve uscire Tomao, l'estremo difensore con un passo a bloccare questa palla. E attenzione, perché la squadra dell'Aprilia, anche la tradizione storica del team di Aprilia, è una squadra che ha sempre lavorato nei grandi settori giovanili, squadra che impone il gioco, squadra che comunque sa costruire, e i campionati a livello regionale già praticamente dimostrano il loro spessore. Ora c'è una rimessa laterale del team
del car al fiume Garigliano, quindi va alla rimessa proprio il numero 3, praticamente Candiello. Ora palla che viene svirgolata dal numero 10 Sassaroli, rimessa laterale per l'Aprilia. Parte la rimessa laterale intercettata da Stella. Attenzione, si combatte sempre molto rimessa laterale in favore del Città di Minturno Marina. A battere andrà ancora Cantiello, terzino sinistro dei padroni di casa, di rosso-blu. Attenzione, prova a destreggiarsi Stella, ancora rimessa laterale. Cioè, ci sono parecchi contrasti in questo inizio di gara. Ogni formazione cerca di prevalere sull'altra, ma siamo ancora in una fase di studio. Attenzione, si lotta ancora a metà campo, palla recuperata dal numero 8 Pacchiarotti. Attenzione, ancora il Minturno che recupera palla, palla in profondità per Testa, uscita del portiere. Attenzione, all'altezza della bandierina si lotta. Testa, no, non riesce a servire il compagno di squadra, palla intercettata. Un'ottima occasione persa dal Minturno Marina, Aldo. Era uscito anche l'estremo difensore Apriliano, ma non è riuscito a approfittare l'attaccante mindonese. Fatto sta ora c'è una rimessa laterale, palla messa in mezzo, girata che non va a buon fine, non riesce nemmeno ad agganciare da parte del numero 6 Virgilio Tartaglia. L'arbitro fischia una rimessa laterale, la palla non ha superato la linea. Fatto sta che altra occasione sprecata dal Città di Minturno Marina, sono già praticamente due, non bisogna continuare in questa maniera, ma bisogna mettere la palla dentro. L'Aprilia che attacca, l'Aprilia che va con numero 7 Ciro Sepe, palla in profondità, chiusura, ma c'è un fuorigioco, quindi si riprende da un calcio di punizione rosso-blu. Quindi una partita che, seppur confusa e con non con trame di gioco ragionate, ha riservato già un'emozione per i padroni di casa del Minturno Marina, che quindi si dimostrano con il piglio giusto in questa gara. Attenzione adesso il numero 3 Cantiello, lotta, attenzione, il pallone intercettato da Sassaroli, libera la difesa minturnese, il numero 5 Bonsanti però a centrocampo riprende, parla per gli ospiti, ma non riesce a servire gli avanti. Attenzione, Stella prova a servire in profondità, Testa, ancora un pallone intercettato. Attenzione, prova una ripartenza veloce l'Aprilia, fallo di Stella, calcio di punizione per i bianco-blu di Infanti. Alla battuta si prepara Pacchiarotti, che lascia l'incombenza a Sepe. Difese piazzate, si attende il calcio di punizione, attende la disposizione dei compagni Sepe. Andiamo, c'è molto affollamento in area di rigore. Sepe ci mette un po' a battere, attende il fischio dell'arbitro, palla al centro, tranquillo Tomao, nessuno riesce ad intercettare il traversone di Sepe. Ha lasciato imbalzare la palla all'estremo difensore minturnese Tomao, e comunque zona tranquilla perché c'erano tutti i suoi compagni nei dintorni che controllavano già con gli occhi la palla. Quindi, ma ora si riparte una rimessa laterale del Città di Aprilia affidata a Marco Rizzo, quindi palla dietro, palla che viene messa in mezzo, ma liscia, ma palla ripresa. Attenzione, occasione da parte di Sassaroli, grande portierone Mattia Tomao, devia questa palla in angolo. Allora Marco, prima occasione per l'Aprilia, una grandissima occasione per l'Aprilia con il passaggio in diagonale per Sassaroli, che a tu per tu con Tomao ha sganciato un destro, però neutralizzato alla grande dal portiere minturnese. Adesso però bisogna tenere alta la guardia perché c'è un calcio d'angolo interessante per gli ospiti dalla bandierina Pacchiarotti. Sarà ancora corner dalla bandierina, sempre il numero 8 di Città di Aprilia, pronto alla battuta. Vediamo numerosi abbracci in aria, parte il traversone teso, vede un fallo in attacco il signor di Siena, sarà punizione per il Città di Minturno Marina. E la prima occasione dell'Aprilia sarà archiviata, ora pare andare fuori gioco, battuta troppo breve, c'è Antonio Petrucci, lancio in avanti, c'è un colpo di testa. Ancora si viaggia per via aerea, ma alla fine c'è stato il Antonio Stella che va a prendere questa palla, palla persa, riparte la Città di Aprilia, chiusura
da parte di bella la chiusura da parte di Claudio Candiello, palla viene buttata dall'altra parte, ancora il Città di Aprile, si gira con Pacchiarotti, ma lancia in profondità, Tomao dice ci sono io, carica a portiere, bravo l'arbitro a fischiare, c'era tutto, anche che chiaramente ci vuole un po' di più sicurezza da parte del portiere, quasi richiede delle mani un po' più dure Marco, perché quando il portiere è in uscita l'attaccante avversario cerca sempre di allungare la palla e di mettere il portiere in difficoltà. Sì, e meno male per il Venturno Marina che il signor Di Siena abbia fischiato fallo, carica al portiere, perché questa altrimenti sarebbero stati davvero dolori, una palla che gli è scappata incredibilmente dalle mani, per fortuna dei padroni di casa si è conclusa l'azione con un nulla di fatto, ma comunque mi sembra che l'Aprilia giochi davvero bene, con delle trame ragionate, si giochi palla a terra in velocità con il servizio, lo sponda per l'inserimento dei centrocampisti, poi con gli attaccanti che si buttano dentro pronti a tagliare verso l'area di rigore avversaria. Attenzione, palla a centrocampo manovrata da Stella che poggia dietro, è ancora una palla persa dai minturnesi, Stella recupera, prova ad andarsene al numero 5 Bonsanti, però commettendo fallo, e sarà ancora calcio di punizione in favore della formazione ospite. Attenzione alla battuta centrale difensivo numero 6 Macheda Luca. Attenzione, ancora un'insidia, Cantiello è costretto a liberare una rimessa laterale che sarà effettuata dal numero 3 Briglia, il capitano della squadra avversaria, la Briglia che guadagna metri in zona d'attacco. Attenzione, il numero 10 alla battuta Sassaroli. Prova a liberare la difesa minturnese, ma è ancora nella zona della tre quarti l'Aprilia a manovrare, un'Aprilia che sta prendendo sempre più in mano le redini del gioco, Aldo. Ma io vedo un Minturno che si riesce a difendere, un Minturno che sì è vero ha subito quella conclusione, ma un Minturno che un Città Minturno Marina che ha sciupato tante occasioni e che ora sta spingendo la palla in avanti, affidata ai piedi del numero 4 Elvio Di Marco, palla che viene buttata alle ortiche, sarà Marco Rizzo a prendere questa palla e a rimettere, quando siamo al minuto numero 10, situazione ancora ad occhiale 0-0 tra Città di Minturno Aprilia e Città di Aprilia. Quindi una partita che seppur con occasioni da una parte e dall'altra si sta rivelando equilibrata e piacevole da commentare. Attenzione, il traversone al centro libera la difesa rossoblu. Il numero 11 testa Giampaolo riesce a servire Di Russo. Attenzione, una trama un po' confusa, ma con il numero 8 Graziano che riesce a prendere palla, 1-2 provato con testa che si conclude, prova il traversone Di Russo, ma l'azione si conclude con un nulla di fatto, sarà rimessa dal fondo in favore del Città di Aprilia alla battuta del portiere avversario Torre, che prova il rinvio ma ci ripensa. Rinvio di Torre corto, intercettato da Di Russo che però non riesce a controllare, palla in rimessa laterale, fallo laterale che verrà battuto da Rizzo, il laterale sinistro del Città di Aprilia, che serve all'indietro Graziano, prova il lancio lungo, Graziano riesce a intervenire di testa, Tartaglia, Cantiello serve lungo, il numero 9 Messina che lotta con Macheda, alla fine sarà commettendo fallo, però sarà calcio di punizione in favore del Città di Aprilia. La palla era andata fuori, l'arbitro ha visto un tocco di mano, ma l'arbitro dice che fischio io, forse va a rettificare il punto di battuta. Minturno che Città di Minturno Marina che si trova comunque ora a non sfruttare al massimo le occasioni, un Aprilia che butta palla in avanti, ma che comunque ha fatto impensierire il portiere Mattia Tomao, quindi combatte ancora il Città di Aprilia con alla palla c'è cioè, Pacchiarotti, ora c'è un cross dalla destra da parte di Sassaroli, palla spazzata, riparte ancora il team ai confini con la provincia di Roma, palla in mezzo, ma c'è sempre
portierone Mattia Tomao si assicura questa palla, buona anche passaggi in profondità, abbranca la palla, vediamo, e si accinge al rinvio il portiere, l'estremo di difensore Aurunco, palla che viaggia in campanile, va Cantiello, palla in avanti e intelligenza da parte del numero 6 Virgilio Tartaglia a mettere la palla in mezzo, eccola, sul ginocchio di Antonio Briglia, il capitano, rimessa laterale affidata ora al Città Minturno Marina. Si è rimessa laterale che ne consegue un'altra ancora in favore del Città Minturno Marina, è sempre alla battuta Claudio Cantiello che prova a servire il compagno che lotta in mezzo a due, Virgilio Tartaglia, libera la difesa del Città di Aprilia, prova a scattare Corrias Daniele ma abbranca in sicurezza Mattia Tomao, protetto dai propri difensori centrali. Adesso osserva la disposizione dei propri compagni e rinvia verso metà campo, fallo commesso da Bonsanti ai danni di Stella, sarà calcio di punizione per il Città di Minturno Marina. Alla battuta si appresta Di Marco Elvio, osserva i compagni, parte il lancio lungo al limite dell'area di rigore, di testa libera la difesa avversaria, il numero 9 Corrias Daniele ha un passaggio filtrante liberato, spazzato via dalla difesa rossoblu. Attenzione, si lotta nella tre quarti del Città di Aprilia, prova a mettere ordine il numero 8 Pacchiarotti, lotta in mezzo a due, non riesce a servire il compagno, attenzione il Minturno in avanti. Fallo però commesso dal numero 9 Messina Leonardo, sarà ancora calcio di punizione in favore della formazione ospite. La battuta Macheda che batte velocemente per il proprio compagno Bonsanti che manovra a centrocampo con Pacchiarotti che però perde palla commettendo poi fallo sull'avversario, sarà punizione per il Minturno. Si ragiona in difesa, si gira palla, attenzione, rischio incredibile, scorso dalla difesa minturnese, spazza via Tomao, ma un errore che potrebbe rivelarsi fatale del numero 5 lungo Marco Aldo. Sì, un brutto errore, aveva anche dall'altra parte il compagno libero, vale a dire Claudio Cantiello, che poteva tranquillamente servirlo e far ripartire l'azione, ma combatte come un leone Antonio Petrucci, viene messo a terra, soffisce questo calcio di punizione, grande il roccioso difensore numero 2 minturnese che di intelligenza è riuscito a farsi prevalere, e ora il Elvio Di Marco sul calcio di punizione, sarà una palla diretta nell'area avversaria con la speranza di trovare compagno libero come Leonardo Messina che ora era libero ma non riesce a prendere la palla, riparte l'Aprilia prima con Pacchiarotti, ora palla dietro, la riesce a giocare la team apriliano sul rischio, è messa laterale, ancora l'Aprilia va in avanti con Ciro Sepe, giocatore in avanti troppo lungo per Leonardi, quindi rimessa laterale affidata al numero 4 Elvio Di Marco. Aldo, mi pare di capire che in questa prima parte di gioco il Minturno si affidi più a lanci lunghi mentre l'Aprilia cerchi più trame palla a terra, qual è la tattica migliore in questo tipo di match secondo te? Ma è chiaramente l'Aprilia è una squadra che è molto tecnica, ma la squadra minturnese è una squadra che ha cuore e gambe, palla lunga e pedalare, ma molto combattiva, però peccato che alla fine quello che è stato premiato è stato praticamente è stato il team apriliano che è andato vicino al gol, infatti il portiere Mattia Tomao ha dovuto sventare questa palla, il Minturno invece non riesce a finalizzare, quindi praticamente sono due differenze, quindi giocatori della stessa maglia salgono in cattedra ma con esiti differenti. E adesso vediamo che l'Aprilia recupera ancora palla sulla propria tre quarti, prova ad uscire, prova il gioco di prestigio il numero 10 Leonardi, ma palla recuperata a centrocampo dai minturnesi, prova il lancio lungo, attenzione, prova il pallonetto, esce di pochissimo il pallonetto di Messina, occasionissima per il Città di Minturno Marina, ma non nulla di fatto, si rimane sullo 0-0 e si riparte con il Città di Aprilia che manovra con il pressing alto però del Minturno che cerca di recuperare palla. Attenzione, fallo
trattenuta secondo il direttore di gara di Siena, sarà punizione per gli ospiti. Sfortunato veramente il Città in turno di Aprilia nella prima, possiamo dire, occasione vera di Leonardo Messina, che a pallonetto ha trovato anche il portiere avversario Cristiano Torre, che non è anche alto di statura, ha provato il pallonetto ma la palla ha sfiorato il palo, ma questo non significa che comunque deve rialzarsi avanti, perché l'Aprilia va sempre in avanti, la difesa midunese con la pezza cerca sempre di tamponare. Ora c'è riuscito il roccioso Antonio Petrucci, palla orari che va in rimessa laterale su chiusura da parte di Raffaele Graziano, ancora rimessa affidata all'Aprilia. Aprilia in zona d'attacco che cerca di manovrare con calma. Buonsanti prova il tiro dalla distanza, facile per Tomao bloccare impresa e far salire i suoi per un probabile rinvio in fase d'attacco. Rinvio lungo provato da Tomao, intercetta Stella che riesce a servire il proprio compagno Graziano in avanti per testa, contrastato dal numero 6 Macheda che chiude in calcio d'angolo. Sarà corner per i rossoblù, padroni di casa, che ricordiamo si avvicinano a questa sfida sotto di un punto rispetto agli avversari, in una sfida che comunque, se vinta, potrebbe ancora regalare soddisfazione a livello di classifica. Parte il corner per il Minturno, libera di testa, attenzione dal limite dell'area, prova il tiro, incredibile, Tartaglia, palla che per poco non si zacca alle spalle di Torre, a fil di palo la palla, ma si rimane sullo 0-0, non va dentro, quindi si riparte una rimessa dal fondo. Quando siamo al 17° minuto di questa prima frazione di gioco fra il Città di Minturno Marina e il Città di Aprilia, siamo sempre sullo 0-0. Attenzione, Cantiello sul pressing avversario, riesce a liberare alla perfezione. Attenzione, si lotta a centrocampo, il numero 8 Graziano riesce a servire sulla sinistra. Tartaglia deve, costretto a ripiegare. Fallo laterale in favore del Città di Minturno Marina, si rimane in zona d'attacco. Aldo, un'altra buona occasione sprecata dal Minturno Marina che sta prendendo campo. Ecco, se la vai in avanti ora. Va con Messina in avanti e c'è l'anno Messina, palla che va dentro, ma c'è il portiere Cristiano Torre che controlla, rilancia dalla parte della palla. Un Città di Minturno che ora sembra svegliarsi a livello in attacco, quindi si sono ribaltate la situazione delle occasioni. Ora c'è fuori gioco e vediamo fino a questo fine di primo tempo quale risultato uscirà fuori. Pronto alla battuta Di Marco, lancio lungo intercettato dalla difesa avversaria, palla che viene messa giù da Pacchiarotti che subisce fallo, sarà calcio di punizione in favore degli ospiti, dei bianco-blu, che si sono presentati qui a Minturno con personalità e che provano a giocarsela alla pari con i padroni di casa in un match che secondo la classifica comunque esprime dei valori simili in campo e quindi di conseguenza sarà una partita da vivere fino all'ultimo minuto. Attenzione Stella che appoggia dietro in favore di Petrucci che prova ad avanzare, prova il lungo linea, attenzione, fallo per gamba tesa in favore del Minturno. Sarà sempre Di Marco alla battuta. Siamo sul metà tempo, quindi siamo un quarto di gara, 20° situazione, risultato ad occhiale 0-0. Punizione affidata a Elvio Di Marco che sfoderà un destro, una palla messa in mezzo, buttata così. Bravo il portiere Cristiano Torre, seppure di bassa statura, ma ha smanacciato la palla allontanando dal pericolo, ma è sempre il team rosso-blu in possesso di palla, ma ora c'è la rimessa laterale affidata ai ragazzi in maglia bianca, un'altra occasione persa. Comunque bravo il portiere Torre che è riuscito a sbagliare la situazione. Ora c'è punizione affidata all'Aprilia, secondo l'arbitro è stato Sassaroli a subire fallo da parte del numero 6 Vicino Tartaglia, affidato al team, proprio a capitan Antonio Briglia. Battuta questa palla in profondità, colpo di testa, palla sulla sinistra intercettata
da Di Russo, palla in fallo laterale. Una partita che ha visto un avvio maggiormente di marca bianco-blu, per poi un minuto, perché però è riuscito a risalire la china e a mettersi in evidenza con un paio di occasioni. Attenzione però adesso al lancio lungo per il numero 9 Corrias, che prova a mettere al centro con un po', con qualche brivido, riesce a spazzare la difesa rosso-blu. Attenzione Di Russo, non riesce a raggiungere testa e palla ancora in favore degli ospiti. Attenzione, Pacchiarotti allarga sulla sinistra per Rizzo, per Leonardi che prova ad andare via, non ci riesce. Attenzione, lancio lungo un po' avventato dalla formazione vinturnese, palla che arriva al portiere, l'estremo difensore avversario Cristiano Torre, che prova il lancio lungo. Lancio ottimo, ma il giocatore vinturnese non aveva questa velocità per poter arrivare prima, anche magari allungare i piedi di collo pieno per fare il pallonetto all'estremo difensore del team caro a Città Rondinelle. Allora un tiro cross, quello sfornato da Sassaroli, ma Tomao è presente, esce, blocca, rilancia la palla, sbagliata anche addirittura, e voleva cercare la parte esterna, ma doveva tirare verso in avanti almeno per poter chiudere. Ora rimessa laterale della Briglia, combatte Sassaroli, ma palla persa, riconquistata la Briglia, un minuto che Kung non riesce a prendere la palla, e nella zona d'attacco ora scatto da parte di Corrias, fuori gioco, sembrava anche prima, invece no, errore della difesa prima. Ora l'arbitro è stato bello puntuale, preciso, e la difesa minturnese comunque non sta andando bene, specie per vie centrali, quindi calcio punizione a Città Minturno Marina. Sì, dicevi bene Aldo, anche perché gli attaccanti avversari sono sempre pronti a tagliare per vie centrali e cercare di sorprendere i difensori del Minturno Marina, che sono stati fortunati in un paio di occasioni a non farsi sorprendere, però stanno soffrendo, bisognerà stare attenti, e questa potrebbe essere una chiave tattica importante del match. Attenzione, intanto fallo laterale in favore degli ospiti, verrà battuto da Brilli Antonio, il capitano della formazione avversaria, che osserva la disposizione dei compagni, prova a servire Sepe che controlla sulla destra per Sassaroli. Sassaroli al centro, libera la difesa del Minturno Marina. Palla in tribuna, sarà ancora Briglia però per un Città di Aprilia che rimane in zona d'attacco. Attenzione, palla che arriva al limite dell'area, spazzata via dalla difesa minturnese, palla che però è sempre controllata dalla formazione ospite, Minturno che soffre un po' in questa fase, però adesso può usufruire di un calcio di punizione per fallo ai danni di Petrucci, che lascia l'incompensa al numero 4 di Marco, che serve lungo, non riesce a servire Stella, e quindi adesso c'è una buona occasione. Attenzione, 4 contro 3, prova il tiro Sepe, forse non la scelta più giusta, e favorisce l'intervento di Tomao. Poteva servire anche il compagno sull'esterno, secondo De Aldo. C'era il giocatore libero, ha provato da solo una soluzione, non gli è andata bene chiaramente per l'estremo difensore Tomao, ma squadra minturnese che in avanti, palla buttata, si combatte, bravissimo Leonardo Messina, se ne va, Leonardo Messina entra in area, Leonardo Messina si allarga, palla dentro che trova l'esterno, errore di Leonardo Messina, perché per fare un esempio poteva accentrarsi, magari anche andare a cercare il calcio di rigore, sia perché praticamente c'era un compagno libero al centro, ha voluto fare tra virgolette l'egoista e alla fine ha messo la palla fuori, quindi altra occasione che la squadra minturnese butta alle ortiche. Un'ottima occasione dopo una grande azione di Leonardo Messina, che si è però conclusa in fumo. Adesso ci riprova ad arrivare sulla palla Messina, lo stesso Messina, però non riesce nell'intento, sarà fallo laterale in favore dei bianco-blu, e verrà battuta da Briglia che serve Sassaroli, ragiona a centrocampo, prova a servire con l'esterno Leonardi, recupera palla Petrucci, grande intervento di Petrucci che prova a servire testa, ma
intercettato l'attaccante avversario, il passaggio per l'attaccante avversario, lancio lungo di Bonsanti, attenzione, prova il controllo in aria, il numero 9 Corrias, ma riesce in uscita Tomao a sventare il pericolo, altra potenziale occasione per la formazione ospite, sventata però dai padroni di casa che ogni qualvolta gli attaccanti avversari cercano la profondità vanno in sofferenza, ma sono sempre pronti comunque a ripartire, cercare magari con qualche azione personale di impensierire la difesa avversaria. Attenzione, adesso si aggrappa a Messina, il capitano avversario briglia, per l'arbitro è soltanto rimessa laterale che verrà battuta da Cantiello per lo stesso Messina. Prova un bel traversone al centro, ribatte di testa, centrale l'avversario, prova Petrucci al volo di destro, palla alta sopra la traversa, sarà rimessa dal fondo per il Città di Aprilia, una buona occasione per il turno, Aldo. Un'occasione quella che capita alla Mindonese, sì, poteva essere finalizzata meglio, ma Antonio Petrucci prima ha visto un compagno di squadra che stava andando a cercare a prendere il pallone, quindi chiaramente è partito un po' svirgolato. Qualora fosse stato solo avrebbe tirato una cannonata di collo pieno, avrebbe sicuramente trafitto il portiere. Conclusione, palla che va fuori, tiro da parte di Raffaele Graziano quando siamo al 29esimo, quindi 11 giri di orologio a termine di questo primo tempo, un Città Minturno Marina che nella parte finale sta schiacciando gli avversari ma non trova l'occasione, situazione ora sempre sullo 0-0. Ottima occasione per il Minturno Marina quando siamo nell'ultimo quarto d'ora finale di questo primo tempo, un'ottima occasione che fa il paio con quella precedente di Petrucci, è da segnalare anche quella prima dopo l'azione personale di Messina. Attenzione adesso Bonsanti che prende palla nel cerchio di centrocampo sulla sinistra per Pacchiarotti che prova a servire Leonardi, intercettato il passaggio in avanti per testa che protegge palla, spalle alla porta, racchiuso, rinchiuso in una gabbia di tre avversari, riesce a liberare il compagno all'indietro, attenzione, non prende palla Messina, anticipato di testa dei difensori avversari, ancora Torre che blocca la sfera e osserva la posizione dei compagni, rinvio lungo del portiere di testa, ancora Stella, Messina presta l'avversario e lo costringe a liberare in fallo da laterale, rimessa laterale in zona d'attacco per il Città di Minturno Marina, Cantiello, rimessa lunga per Messina, protegge palla e guadagna un'altra rimessa laterale in zona d'attacco. Aldo, un Città di Minturno Marina che continua a guadagnare metri e adesso gli ospiti soffrono un po' le azioni dei padroni di casa. Sì, perché ha iniziato meglio la Città di Aprilia, però il Minturno veramente sta andando in attacco e praticamente anche se il team apriliano cerca di rispondere con contropiede, con tiro da fuori per cercare di comunque far rientrare i giocatori rosso-blu nella propria difesa. C'è un calcio d'angolo ora affidato al team del Sud Pontino, palla in mezzo, c'è un colpo di testa, la palla che ritorna tra i piedi mitunese con colpo di testa e da parte del tiro del numero 7 Luca Di Rosso, ma c'è stato alla fine il colpo di testa da parte di Leonardo Messina e tra il numero 10 Antonio Stella, insomma entrambi la palla l'hanno mandata alta, quindi ancora una volta la palla non è entrata dentro, altra occasione per il Milanese, ora vede l'Aprilia che riesce a impostare il gioco, palla per terra, ma grande la chiusura da parte di Cantiello, combatte Cantiello, ancora in avanti c'è per Antonio Stella, lancia dall'altra parte, era troppo lontano Antonio Petrucci, quindi rimessa dall'Aprilia, un'Aprilia che riesce sempre col gioco palla a terra ad arrivare nella squadra avversaria. Sì, anche se è apprezzabile il gioco del Città di Aprilia, da segnalare la clamorosa occasione in favore del Città di Minturno Marina, un'occasione sprecata da Messina che ha permesso al risultato di rimanere sullo 0-0, però un'occasione davvero sprecata che ha fatto sussultare parecchi tifosi presenti qui al Carafa di Minturno. Calcio di punizione in favore del Città di Aprilia, battuta verso Leonardi che però controlla con un braccio, se ne accorge Di Siena
e sarà che assegna quindi un calcio di punizione in favore del Città di Minturno Marina. Alla battuta andrà Antonio Petrucci, il laterale destro minturnese, che prova il lancio lungo in favore delle punte, verso le punte Leonardo Messina, prova a controllare di petto una palla non facile, Stella prova il sinistro al volo che non è il suo piede e si vede perché la palla va distante dai pali di Torre. Così significa buttare tutto ciò che hai costruito nella parte iniziale per arrivare alla porta avversaria. Stella ha buttato una palla che poteva essere gestito nella migliore soluzione, e quindi molte volte si deve avere la velocità di poter costruire e fare delle azioni come si deve. Ancora palla buttata alla squadra minturnese quando siamo verso la, mancano circa gli ultimi 7 minuti, quindi 33 sono i minuti che stanno passando, siamo ora in questa sfida tra Città di Minturno Marina e Città di Aprilia. Passaggio in profondità da parte di Sassaroli a Corrias, Daniele Corrias, l'arbitro dice offside, quindi si riparte con un calcio di punizione affidato al Città di Minturno Marina. Città di Minturno Marina che si appresta a battere la punizione, si manovra al limite dell'area, ancora un lancio lungo però intercettato dagli avversari, si lotta a metà campo con il Città di Aprile, prova a mettere palla a terra, Cantiello spazza via. Ed è fortunato perché a prendere palla c'è Di Russo che appoggia dietro, o almeno cerca di farlo, per Petrucci che però è in difficoltà, pressato da due avversari, è costretto a liberare in fallo laterale. Però evidentemente la palla è stata deviata da un avversario, quindi sarà rimessa in favore del Città di Minturno Marina. Prende la rincorsa lunga Petrucci che poi ci ripensa e serve Di Russo. Di Russo prova un lancio lungo. No, si lotta, però è ancora il Città di Aprilia che prende palla e prova a servire in profondità gli attaccanti, i propri attaccanti, con il numero 7, Sepe, che guadagna una rimessa laterale, anzi no, per Simi, in favore del Città di Aprilia, era andato Cantiello sul pallone, ma era evidentemente in favore degli ospiti la rimessa laterale, che sarà battuta da Briglia, il capitano avversario. Prova a servire lungo linea il numero 10 Sassaroli. Sassaroli protegge palla, spalla alla porta, serve ancora sulla destra Briglia che prova il traversone, cross al centro, liberato dalla difesa avversaria. La difesa del Minturno Marina, ancora Bonsanti che prova a rinvigorire l'azione offensiva. Ancora rimessa laterale in zona d'attacco. Briglia serve... Ancora lui, Briglia molto attivo in questa fase. Sassaroli, gioco di prestigio, tunnel nei confronti di Cantiello, svirgola incredibilmente il tiro Leonardi, che spreca una clamorosa occasione per, in favore degli ospiti, per portare il risultato, per sbloccare il risultato, e si rimane sullo 0-0. Aldo, dopo una grandissima giocata di Sassaroli, un'incredibile occasione sprecata da Leonardi. Abbiamo detto, mentre la squadra Città Minturno Marina palla in avanti, lotta, corre, invece l'Aprilia con palla a terra riesce ad arrivare nella porta avversaria, e praticamente la porta avversaria arriva e riesce a creare quelle azioni pericolose. In quest'ultimo caso c'è stato un liscio da parte dell'attaccante dell'Aprilia, quindi la squadra minturnese ha potuto tirare un sospiro di sollievo. Squadra minturnese sì che va avanti, ma bisogna anche stare attenta alla difesa. C'è un giocatore a terra nel team, possiamo dire, caro allo stadio Domenico e Adriano Caracciolo Carafa, quindi si attende che si alza su, ci sarà sicuramente qualche minuto di recupero per recuperare magari queste l'infortunio. Siamo minuto numero 35, quindi ultimi 5 giri di orologio, intanto con il primo caldo primaverile, il primo weekend possiamo dire di marzo, weekend che lo ricordiamo tra 3 settimane ci sarà comunque l'ultima domenica, possiamo dire, di calcio delle Palme, poi inizierà la Pasqua. Siamo 0-0. Sembrava il giramento di testa, ora tutto in piedi, quindi Marco, meno male che si è risolto questo problema. Sì, avevamo un po' di preoccupazione, fortunatamente nulla di grave con il Città di Minturno Marina che ha restituito correttamente palla agli avversari che si apprestano a riprendere la propria azione
offensiva che parte da dietro, parte manovrando il pallone, palla a terra però rischiando troppo, e c'è il sulla tre quarti avversaria al Minturno che recupera palla. Attenzione Messina, Messina prova il gioco di prestigio, forse un po' fuori luogo, si fa rimontare dagli avversari ed è Bonsanti che prova il passaggio filtrante, bellissimo passaggio di Bonsanti. Attenzione, contropiede che va avanti del Città di Aprilia. Attenzione, attenzione, contatto in aria fra Leonardi e l'avversario, per il signor di Siena è tutto regolare, sospetto contatto in aria. Attenzione ancora, fallo laterale in favore del Città di Aprilia. Cosa ne pensi di quel fallo, di quel presunto fallo, Aldo? Diciamo che era iniziato fuori area, ma fallo non c'era, perché chiaramente la il giocatore chiaramente dell'Aprilia ha usato l'intelligenza calcistica, nel senso di non cercarsi di mantenere, però il giocatore minturnese non l'ha minimamente toccato, quindi ha fatto bene l'arbitro a far rialzare, anche perché non c'erano gli estremi per un calcio di punizione. Ora è rientrato il giocatore minturnese, si era fatto male dalla gara. Andiamo a vedere prima il numero. Noi intanto rimessa laterale affidata da Capitan Antonio Briglia, rimessa laterale, chiaramente c'è fallo, perché fallo da dietro di Virgilio Tartaglia, che il fallo da dietro è sempre punibile, calcio di munizione per l'Aprilia, già battuto. Già battuto, intanto dicevi è tornato il numero 7 in campo di Russo, fortunatamente sembra correre al meglio, con buona corsa, ancora un po' intontito, però sembra in grado di poter continuare la propria partita, e questa è la notizia più importante. Attenzione Città di Aprilia con Sassaroli che manovra il gioco, cambio di gioco per Briglia che ha un po' di difficoltà nel controllare questo pallone difettoso. Palla fuori e sarà rimessa laterale sul versante di sinistra per il Città di Minturno Marina. Come sempre Cantiello alla battuta, controlla il posizionamento dei compagni, Messina prova a lottare ma è sempre Briglia, autore finora di un'ottima partita. Fallo di testa che interviene in maniera scomposta sull'avversario, prova a chiedere scusa, testa, tutto si conclude nel migliore dei modi. Briglia la battuta, passaggio in verticale per il numero 7 Sepe Bonsanti, come sempre a manovrare il gioco. Leonardi, anzi scusate, Pacchiarotti. Attenzione Sassaroli, fischio alla fine del primo tempo, arriva il fischio finale di Siena, è 0-0 al termine dei primi 40 minuti di gioco. Aldo, un telegramma di questo primo tempo. Aprilia che costruisce palla a terra, arriva nell'area avversaria, Minturno cuore e gambe, ma Minturno molto più spigona rispetto al team apriliano. Ringraziamo Aldo e allora diamo la linea alla regia in attesa della seconda frazione di gioco. Rieccoci qui amici di Telegolfo, tutto pronto per l'inizio del secondo tempo. Sembra non esserci alcun cambio nelle due formazioni, che dovrebbero quindi ricominciare con gli stessi 11 che hanno affrontato la prima frazione di gioco. A battere il calcio d'avvio del secondo tempo sarà il Città di Aprilia. Aldo, che cosa ti aspetti da questa seconda frazione di gioco? Secondo te quali saranno gli accorgimenti da parte di mister Collalti per quanto riguarda il Città di Minturno Marina? Allora, innanzitutto uno deve cercare di giocare come giocano gli avversari, palla per terra, cercare di arrivare in area e magari fare pure gol, o almeno che se si vuole continuare come la parte iniziale, almeno cercare di finalizzare, perché cuore e gambe sono importanti, ma guardate l'Aprilia, a parte la prova difesa con palla a terra, Minturno che ha creato di più, però il Città di Aprilia ha trovato per una volta il portiere Mattia Tomao pronto a respingere, quindi praticamente se andiamo a tirare le somme Minturno sta dominando, però le occasioni comunque sono fioccate e bisogna mettere la palla dentro se si vuole vincere, inutile correre e poi dopo alla fine buttare tutte le ortiche. Quindi una vittoria da conseguire attraverso il gioco, e questo è il concetto, vedremo se sarà così in questa ripresa. Intanto è sempre il Città di Aprilia a manovrare con Bonsanti che lancia lungo per Leonardi al vertice basso dell'area di rigore,
e chiude in corner la difesa del Città di Minturno Marina con Petrucci che si salva in calcio d'angolo dalla bandierina, andrà numero 8 avversario Pacchiarotti. Si iniziano a posizionare tutti quelli che andranno a saltare nel tentativo di spizzare di testa verso la porta avversaria. Ci sono 5-6 uomini avversari, ben 6 uomini, attenzione, palla sul secondo palo, ancora il Città di Aprilia in possesso di palla, attenzione Sassaroli si sposta sull'esterno, punta l'uomo, riesce a mantenere il pallone in campo, attenzione, la palla è uscita, secondo il direttore di gara di Siena sarà rimessa laterale, scusate, per il Città di Minturno Marina, con le mani andrà Cantiello, rimessa lunga di testa gli avversari, ancora Cantiello che prova a servire il compagno, si lotta sulla propria tre quarti, prende la palla Pacchiarotti, non riesce a servire i propri attaccanti e esce Mattia Tomao ad abbrancare il pallone. Il copione non sembra cambiato in questo secondo tempo, Aldo, un Città di Aprilia che ha preso in mano le redini del gioco e prova a cercare la profondità con i propri attaccanti. Esattamente così, e anche da parte si vedrà la prima azione da parte del team minturnese con il calcio di punizione affidato da Marco Lungo, quindi vediamo, sicuramente ci sarà una palla a spiovere al centro e vediamo se ci sarà la finalizzazione finale. Ora c'è un colpo di testa, batte e ribatte, ancora squadra minturnese non pronta, palla coesa di testa da parte di Elvio Di Marco, ma palla che rimane su se stesso, palla persa, viaggia da una parte all'altra questa palla e scompare il gioco, palla per terra. Ora c'è un fallo subito da Raffaele Graziano, fallo di Pacchiarotti, calcio di punizione affidato al Città di Minturno Marina, è libero sulla destra Antonio Petrucci, tiro, ci sarà Elvio Di Marco, vediamo, ci sarà una palla sicuramente a spiovere, così palla in mezzo e bravissimo fermo Cristiano Torre che piccolo e riesce praticamente a soffiare la palla allungando le mani sulle attaccate minturnese, quindi attenzione alla velocizzazione e c'è ora il gol, e c'è ora il gol da parte di Simone Leonardi, errore da parte quello minturnese. Sì, dopo l'errore, dopo il gol mangiato dagli sviluppi di calcio di punizione per la Città di Minturno Marina, arriva il gol sugli sviluppi di un contropiede per il Città di Aprilia con Leonardi pescato in profondità. Questa è la chiave tattica che dall'inizio del match al terzo minuto ha regalato il gol del vantaggio ospite in favore appunto del Città di Aprilia. Il marcatore Sassaroli bravo a smarcare il portiere avversario Mattia Tomao e a insaccare sotto il 7. Intanto c'è un cambio per il Città di Minturno Marina, esce Di Russo, il numero 7 Di Russo entra in campo, vediamo De Rosa, numero 16 De Rosa ad affiancare Testa. Attenzione, doppio cambio per il Città di Minturno Marina, è uscito anche il numero 9 Messina, quindi cambia radicalmente la propria squadra il mister del Città di Minturno Marina, perché oltre a De Rosa è entrato, c'è stato un altro cambio nel Città di Minturno Marina, stiamo cercando di visualizzare, scusate, errore mio, Messina si era avvicinato alla panchina, pensavo ad un cambio, invece come non detto Messina rimane in campo ad affiancare Testa in attacco, si è aggiunto De Rosa all'11 del Città di Minturno Marina, a comporre un tridente ultra offensivo composto quindi da De Rosa, numero 16, numero 9 Messina e numero 11 Giampaolo Testa, che proverà a scardinare la difesa ospite, che però intanto manovra ancora e prova a penetrare la difesa del Minturno Marina, prova a liberare la difesa con Petrucci che però non riesce a servire il compagno Tartaglia, sarà ancora rimessa laterale per gli ospiti alla battuta Rizzo, prova a servire il compagno che cerca di proteggere, non è fallo per il direttore di gara De Siena. Vediamo di chi è la rimessa laterale, sarà per
Città di Aprilia, ancora Rizzo. Città di Aprilia che rimane in zona d'attacco nonostante il vantaggio Aldo, quindi un Città di Aprilia che vuole chiudere la partita. Attenzione Bonsanti che allarga verso il numero 3 Briglia. Briglia chiuso da Messina, quindi dicevo Aldo, un Città di Aprilia che continua a premere nonostante il vantaggio. Sì, praticamente un Miturni che ora si trova frastornato e praticamente gol mangiato, gol subito, ma ora la sorpresa è che abbiamo praticamente il Di Russo che è uscito, è entrato Domenico De Rosa ha sempre giocato come lascia un tiro senza problemi. Sta dicendo che il Domenico De Rosa negli anni passati ha sempre giocato come centrocampista, anche era dotato di ottimi lanci, era molto un battente centrocampo, ora lo vediamo schierato come ruolo di attaccante, è un giocatore sì, riesce a portare palla a piede, però penso che dovrebbe dare più una mano a centrocampo e poi dopo potrà uscire. Intanto se ne va Domenico De Rosa, viene fermato, chiuso e riparte il Città di Aprilia, un Città di Aprilia che gioca questa palla, palla dall'altra parte, chiusura da parte della difesa Miturni, sì. C'è una rimessa laterale, va alla palla, c'è il Corrias, ancora Corrias in mezzo a tre e Tomao trova anche la copertura, l'aiuto del compagno di squadra, branca la palla e si accinge all'invio. Città di Aprilia che quindi rimane insidioso in zona d'attacco nonostante il vantaggio, un Città di Aprilia che prova a chiudere la partita e che prova ad approfittare di questo momento di certo non facile per i padroni di casa che sembrano aver accusato decisamente il colpo del gol del vantaggio. Adesso fischio dell'arbitro di Siena, fallo ai danni di Briglia da parte di Messina che si becca anche il primo cartellino giallo della partita. È il numero 10 Stella che è il primo ammonito del match in questa apertura di secondo tempo. Calcio di punizione che verrà battuto dal numero 8 Pacchiarotti che osserva la posizione dei compagni piazzati in area di rigore. Taversone esce, Mattia Tomao che abbranca la sfera e prova a rilanciare immediatamente l'azione con un rinvio lungo, ma nel centrocampo domina Bonsanti che serve un grande Macheda che con grandissima attenzione in profondità Macheda per il numero 9 Corrias che non riesce però ad avventarsi sulla sfera, ottimo in uscita Mattia Tomao, ancora un'occasione per Città di Aprilia. Cosa deve fare il Città di Minturno Marina secondo te per reagire a questo momento difficile? Col tridente è normale che si cerca di si è sotto e si cerca di andare in avanti, però a quanto pare sto vedendo che comunque il centrocampo non c'è, la squadra Minturno che cerca di lottare o praticamente si fa i cosiddetti lanci palla lunga e pedalare che scavacca il centrocampo o in questo momento o se vuole costruire deve mettere un po' il centrocampo bello forte e costruire qualcosa. Quando l'Aprilia a centrocampo lotta, costruisce, mette la palla per terra, quindi ritornare a un gioco di prima, però con un gioco di prima facendo la palla in rete con De Rosa che lui c'ha un buon tocco di gambe, magari lui che si è a trovare quel fallo e quel calcio di punizione, quel calcio di rigore, perché no? Addirittura adesso vedo De Rosa in zona più centrale, in fase d'attacco, con testa più spostato verso la destra e Messina sulla sinistra, quindi un De Rosa che addirittura agisce da falso centravanti, potremmo così dire, azzardare questa denominazione. Attenzione, intanto prova il rilancio ancora Città di Minturno Marina, ma è sempre la formazione ospite a manovrare. Bonsanti, lancio lungo in favore degli attaccanti, Mattia Tomao indietreggia e blocca il pallone. Comunque è un Città di Aprilia che con queste penetrazioni per vie centrali riesce sempre ad impensierire la difesa avversaria. Intanto proteste del pubblico per l'azione di disturbo da parte dell'attaccante Corrias nei confronti del portiere Mattia Tomao che non è riuscito a rinviare immediatamente come desiderato. Attenzione però adesso rimessa d'attacco in favore del Città di Minturno Marina con Cantiello per il numero 16 De Rosa che prova a palleggiare all'altezza della bandierina, ancora rimessa per Cantiello, gli attaccanti vanno in area però Messina va a prendere palla, è sfortunato nella deviazione, non trova il corner, non trova il traversone, sarà rimessa dal fondo per il Città di Aprilia.
alla battuta il numero 6 Macheda, serve la posizione dei compagni, prova il lancio lungo, attenzione, l'arbitro di Siena vede un fallo ai danni di Stella, quindi sarà un calcio di punizione, ci sarà un calcio di punizione all'altezza della metà campo in favore dei padroni di casa, che ricordiamolo sono sempre sotto di un gol davanti al proprio pubblico. 0-1 il gol di Leonardi, che sta regalando la vittoria alla formazione ospite, ricordiamo sopra di un solo punto in classifica. Attenzione adesso, no, fischiato fuori gioco evidente da parte di Testa, che si stava per avventare nel gioco aereo sul pallone. Sarà calcio di punizione per il Città di Aprilia, una difesa quella del Città di Aprilia appunto che è salita alla perfezione, ha messo in fuori gioco l'attaccante avversario, quindi movimenti difensivi anche impeccabili fino adesso. Anche errore da parte del team indonesi, non riesce a mettere palla per terra, anche per fare esempio come un'azione alla fine, sì era fuori gioco, però poteva controllare tranquillamente la palla col piede destro, la poteva mettere per terra oppure tirare. Da quando si è passati con l'attacco a tre vediamo solamente Aprilia, è vero che bisogna cercare di recuperare, però se non costruisci è inutile che magari metti tutti i buoni in avanti. Lo ripetiamo, o giochi come prima, palla lunga per largo, la speranza che gli attaccanti mettono in, o se no iniziare a costruire il gioco, ma già dalla parte mediana e con l'Aprilia non te lo permetti, visto che il vantaggio è 1-0 e l'Aprilia continua ad attaccare per mettere i difensori avversari nella propria metà campo. Quindi secondo te, Aldo, più che una questione di modulo, è una questione proprio di filosofia di gioco, un minturno che non riesce a costruire a dovere, è un minturno che quindi non riesce a impensierire come vorrebbe la difesa avversaria, quindi è proprio una difficoltà nel giocare, nel contrastare sul piano del gioco gli avversari. Sì, nella maniera più assoluta, perché non vediamo che... il minuto rispetto al primo tempo, che con una creazione azioni è rimasto forse nei spogliatori. Vediamo ora con azione, palla in avanti, ecco qua con un'altra palla persa, l'Aprilia che domina proprio al centrocampo, non si riesce a mettere la palla per terra. Ora riparte ancora il team mindonese, palla in avanti, fermato ancora l'Aprilia trova guarda, addirittura 4-5 persone al centrocampo, tutti gli altri dietro, praticamente uno spazio enorme, sale la difesa mindonese per fare il fuori gioco, ma alla fine il portiere Torre praticamente si sta riposando in piedi, possiamo dire. Eh sì, un Città di Aprilia che ha preso decisamente in mano le redini del centrocampo, ha preso in mano lo scacchiere e quindi di conseguenza manovra con più agilità. Intanto qui brividi per la difesa del Città di Minturno, alla fine spazza Di Marco, però ancora brividi per i padroni di casa che devono soccombere e devono ancora chiudersi, perché il Città di Aprilia va ancora in avanti con Sepe. Cross al centro, attenzione! La palla attraversa tutta l'area di rigore, non riesce ad intervenire Leonardi, l'autore del gol. La palla che si spegne sul fondo, ma ancora un brivido per i rossoblù, che adesso si apprestano a battere il calcio di rinvio, ma comunque soffrono. Intanto attenzione, si appresta ad effettuare un cambio l'allenatore avversario, Infanti, che sostituisce il numero 9 Corrias e manda in campo, vediamo chi entra in campo il numero Ruican, numero 14, che prende subito palla e prova a lanciare se stesso. Petrucci, lancio lungo per Testa, che però è anticipato da un avversario, grandissimo intervento di Cascone, che sta giocando un'ottima partita, un lavoro oscuro che però sta dando i suoi frutti, e sarà rimessa per il Città di Minturno Marina, che comunque non riesce a guadagnare metri. Ci prova adesso con lo stesso Petrucci, che chiama l'attenzione dei compagni, però la palla si spegne e viene ancora recuperata da Cascone, che prova a spazzare. Attenzione l'intervento di Testa di Stella, che prova a servire un compagno, c'è il fallo commesso da Briglia,
che si aggrappa sull'avversario, sarà ancora punizione dalla tre quarti, un'ottima occasione questa, Aldo, per provare ad entrare in area di rigore. Sì, diciamo, ci si è provati, però di costruttivo non c'è ancora nulla. Vediamo ora con una palla, in questo calcio di punizione, se ci sarà uno spiovente, se ci sarà qualcuno che di testa la potrà colpire. È pronto Giampaolo Testa, che ha il fisico per poter svettare, ma anche l'inserimento veloce da parte di De Rosa. Ora Stella. Orrore direi, perché queste sono palle da mettere in mezzo, buttarle in avanti e lo ripetiamo, o con l'inserimento del secondo attaccante o con la torre bisogna prenderla di testa. Non è stato così, ora c'è il fallo da parte di Stefano Sassaroli e sale anch'esso sul compito dei cartellinati. Quindi questione di uno pari, prima è stato ammonito Antonio Stella, ora Sassaroli, quindi uno a testa. Un'ammonizione per parte in una partita comunque finora assolutamente, che si è svolta assolutamente sui binari della correttezza. Stella rimane qualche istante a terra, ma non sembra nulla di grave, già si rialza. Qualche protesta per lui, per il numero 10 rosso-blu, che però va a riprendere la propria posizione in campo, si riprenderà con un calcio di punizione nella zona centrale del campo in favore della città di Minturno Marina. Uomini piazzati in area di rigore, prova il cross all'interno dell'area di rigore, anticipato Testa appunto sul gioco aereo da parte del numero 4 Cascone. Sarà rimessa in zona d'attacco per i padroni di casa, sempre sotto di un gol. Numero 2 Petrucci si appresta a battere la rimessa laterale. Palla per Testa, che in mezzo a due prova a destreggiarsi, ancora sull'esterno per il compagno, che prova con il mancino a metterla dentro al limite dell'area. Spazza di testa Sassaroli. Attenzione, prova il numero 14 Ruican a tenere palla. Sepe prova ad andarsene, punta l'avversario. È bravo Cantiello in questa occasione, ma serve involontariamente un avversario. Fase un po' confusa di gioco. Ancora Sepe che riprende palla. Attenzione, Pacchiarotti, ottima, converge al centro, poi scarica sull'esterno. Ruican si fa anticipare da Cantiello. Attenzione adesso, riparte il contropiede del città di Minturno. Attenzione, Testa prova ad arrivare sul pallone, ancora un grandissimo intervento di Cascone, che è veramente uno dei migliori in campo. Attenzione, Stella, zona centrale del campo, prende la palla per il numero 6 Tartaglia, che però si fa rubare palla. Sono sempre pronti a svolgere un grande pressing quelli del città di Aprilia, che non fanno ragionare gli avversari e non permettono al città di Minturno Marina di costruire gioco. Minturno Marina che non riesce a concludere un'altra azione con il rinvio sbilenco di Mattia Tomao, che regala il pallone agli avversari. Rimessa laterale battuta da Briglia. Attenzione, la palla sulla tre quarti del città di Minturno Marina. Fallo ai danni di Stella. L'arbitro, il direttore di gara di Siena della sezione di Cassino, fischia un fallo in favore del città di Minturno Marina. A battere sarà Di Marco che sicuramente andrà al lancio lungo. Così è, la palla in tre quarti in favore di Graziano, anticipato però di testa. Numero 6 Tartaglia prova a mettere ordine al limite dell'area di rigore, gli avversari liberano. Allora Petrucci, pressa da un avversario, si fa rubare palla. Attenzione, Leonardi, punta Petrucci, fallo, fischia il fallo di Siena, che andrà ad ammonire Petrucci, che ha perso un pallone potenzialmente vitale sulla propria tre quarti e che poi è stato costretto a commettere fallo per non far scappare l'avversario verso la propria porta. Un errore grave quello di Petrucci, Aldo. Ma secondo me non c'era assolutamente una munizione, visto che è stato un semplice contrasto sul pallone, poi è caduto il giocatore apriliano. Fatto sta che comunque l'arbitro ha dato calcio e punizione, fatto sta che ancora una volta il città di Minturno Marina non riesce a costruire, a mettere la palla in avanti. Calcio e punizione affidato al team dell'Aprilia, barriera diciamo non alta. Batte la palla raso terra e c'era anche fuori gioco, ma anche sbagliato. Ancora una volta bisogna dire che, per fare esempio, errore da parte minturnese. Intanto è entrato anche il numero 14 Luigi Diana nel team minturnese. Sì,
Una sostituzione, un'altra sostituzione per il Città di Minturno Marina, prova a cambiare qualcosa l'allenatore Collalti, numero 14 Diana, appena entrato in campo sbaglia il suo primo pallone. Attenzione a Sassaroli, Sassaroli con l'esterno destro per Ruican, per Sepe, Sepe che viene fermato da Cantiello. Attenzione, 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 non riesce a scarpar via Messina, la palla si perde in fallo laterale, ha provato l'azione personale Messina che però non è riuscito a scardinare la difesa avversaria. Attenzione, ancora una rimessa laterale in favore della formazione ospite che guadagna metri in vantaggio di un gol, ricordiamolo, attenzione, briglia. Osserva la posizione dei compagni, serve Bonsanti che converge verso il centro, Bonsanti, serve Pacchiarotti. Pacchiarotti prova il tocco sotto, grandissimo per Sepe, fischiato, un fuorigioco dubbio ai danni di Sepe che si apprestava a calciare verso la porta di Tomao, bloccato all'ultimo quindi l'azione di Sepe. Calcio di punizione per il Città di Minturno Marina che prova a guadagnare metri, sul pallone prova ad andare De Rosa, anticipato dal numero 6 Macheda, palla in fallo laterale. Cosa deve cambiare secondo te in questa ultima frazione di gioco il Città di Minturno Marina, Aldo, perché veramente sembra non essere in grado di costruire un'azione davvero manovrata? Allora, innanzitutto il cambio c'è stato al 20° minuto, è uscito fuori Marco Lungo ed è entrato dentro il numero 14 Luigi Diana. Poi deve ritornare più o meno al modulo di prima, quindi almeno al modulo di prima, oppure cercare di lanciare la palla in avanti e trovare un giocatore che è possiamo dire smart, nel senso sveglio a fare uno scatto, ad allungare il piede, all'istinto di mettere questa palla dentro, perché come giocare il primo tempo può andare, però cuore e gambe, ma come sta giocando ora veramente assente, addirittura palloni sbagliati, dove ora c'è un lancio in contropiede, Tomao, bravo Tomao, mette la palla di destra, colpo di destra da parte di Antonio Petrucci, palla buttata in avanti, non c'è fuori gioco perché c'era il numero 4 Elvio Di Marco a rientrare. È veramente, addirittura se tu non sfrutti i calci di punizione mettendo la palla come si deve, spiegami come puoi riuscire a fare gol. Sì, calci piazzati, specialmente in una partita come questa dove sul piano del gioco si è obiettivamente in difficoltà, possono rappresentare una chiave tattica importante. Fino ad ora questa chiave non è stata sfruttata al massimo dal Città di Minturno Marina. Attenzione però adesso, traversone interessantissimo, testa, prova ad arrivare sul pallone, tiro di testa di destro, palla alta sopra la traversa, un'altra occasione sprecata dal Città di Minturno Marina, una buona occasione potenziale, chissà che questa occasione non possa suonare il campanello in casa del minturnese, possa suonare la sveglia per i ragazzi di Collalti che si appresta intanto ad effettuare un altro cambio. Esce il numero 6 Virgilio Tartaglia, in campo il numero 13 Mallozzi Gaetano, che vediamo dove si va a posizionare. Sembra prendere la zona centrale del campo, quindi sul piano tattico non cambia nulla, forse cerca di dare qualche spunto in più sul piano, dal punto di vista del gioco, il mister minturnese. Intanto Minturno che guadagna un'altra punizione, prova a battere velocemente il difensore minturnese, che però deve osservare la posizione dei compagni. Lancio lungo in favore del numero 14 Diana se ne va sull'esterno, prova il traversone al centro, attenzione, non la prende nessuno, arriva De Rosa, testa all'ultimo, anticipato quando si apprestava a battere a colpo sicuro. Attenzione, è rimasto a terra intanto in area di rigore avversaria un giocatore minturnese che si rialza, sembra però prontamente, zoppica un po', è il numero 10 Stella, rimasto a terra nel contrasto, nel tentativo di calciare verso la porta di Torre, sembra zoppicare un po', però in grado di continuare. Si riprendono le ostilità, Gaetano Mallozzi prova al centro, Torre riesce a bloccare senza patemi d'animo e pronto a rilanciare l'azione dei suoi. Osserva la posizione dei compagni, rinvio lungo, arriva nella tre quarti avversaria, Sepe anticipato di testa da Cantiello,
osserva con attenzione e furbizia il capitano del Città di Aprilia, Antonio Briglia, che adesso andrà a battere un'altra rimessa laterale. Rimessa laterale indirizzata a Sassaroli, anticipato però. Attenzione però che il Città di Aprilia recupera palla, prova ad arrivare Ruican, ma è anticipato da Di Marco, che serve il compagno, però anticipato. Attenzione, siamo in area di rigore. Attenzione, fallo ai danni del numero 4 Di Marco, fiscato dal direttore di gara di Siena. Si riprenderà da un calcio di punizione e ci si affida ancora una volta un lancio lungo che prontamente viene recuperato dagli avversari. Forse è una chiave tattica voluta dallo stesso mister Minturnese, questa dei lanci lunghi, che però fino adesso non sembrano portare davvero dei frutti in favore dei padroni di casa. Forse bisognerebbe cambiare qualcosa dal punto di vista tattico. Sì, perché comunque è vero che, io lo ripeto, è vero che per fare un esempio tu stai giocando con tre punti perché vuoi pareggiare, ma è pure vero che passando da un 4-4-2, quindi difesa e centrocampo molto costruttivo, passi per fare un esempio a tre punti, però non ci sta più come prima, palla lunga e pedalare, l'Aprilia che si ritrova proprio solo a centrocampo, mentre gli altri giocatori spazzano dagli avversari, spazzano da destra a sinistra, come fai a ricevere la palla. Ma poi questi calci di punizione devono essere battuti meglio, non battuti da sua terra, palla in mezzo e sfruttare colpi di destra. Sembra non girare davvero oggi per il Città di Minturno Marina, che sta attenzione in area, prova a girarsi Diana, al limite dell'area di rigore, spalla alla porta, si libera con destrezza, però alla fine è anticipato da un avversario. Pacchiarotti prova ad andarsene, ottimo dribbling sull'avversario, serve sulla propria linea di passaggio il numero 11 Leonardi, l'autore del gol, anticipato però da Petrucci, che trova la deviazione di Rizzo e guadagna una rimessa laterale. Prova a battere immediatamente per Testa, che controlla gioco aereo, spalla alla porta, prova il gioco di prestigio, non riesce su Cascone, che oggi è attentissimo. Fallaccio da dietro del numero 13 Gaetano Mallozzi, entrato da poco in campo, si guadagna subito, per così dire, il cartellino giallo, finisce sul taccuino del direttore di gara Francesco di Siena. Sale a tre quindi il numero degli ammoniti della gara odierna. Il mancino di Rizzo, Petrucci, attenzione, fallo laterale in favore del Città di Aprilia. Prova a suonare la carica Petrucci, che cerca di scuotere i compagni, però sembrano leggermente intontiti dalla superiorità sul piano del gioco. Controfallo fischiato a Rizzo, rimessa che diventa rosso-blu, uno dei più carichi in questo sul campo per la formazione di casa. Petrucci prova a battere lungo per il numero 16 De Rosa, che però non riesce ad arrivare di testa. Attenzione, Stella dentro, anticipato da Cascone, prova ad arrivare Mallozzi. De Rosa, traversone alto verso il centro, palla difficoltosa però per Messina, che non controlla al meglio, la palla si spegne in fallo laterale, ci sarà la rimessa per gli ospiti, sarà effettuata da Briglia, quindi un'altra occasione sprecata. Attenzione però Petrucci, uno dei migliori dei suoi, se non altro uno che ci sta mettendo davvero un grandissimo impegno quest'oggi, recupera parecchi palloni, prova a servire in profondità testa, che prova l'immediato traversone al centro, è bravo a liberare di testa Luca Macheda, sarà rimessa in zona d'attacco per il Città di Minturno Marina. Ancora Petrucci, testa, Petrucci sull'esterno, traversone sbilenco, attenzione che però dà qualche brivido alla difesa avversaria, si stava per trasformare in una beffa per il Città di Aprilia, però Torre è attento e va a bloccare. Occasione per la squadra minturnese, ma questa era una palla molto nitida, perché palla ricevuta sul primo palo bastava l'inserimento anche per fare esempio dall'attuale attaccante, quindi tipo Leonardo Messina. O Messina, oppure addirittura anche Giampaolo Tessa. Era una palla dove bastava correre, scatto di Tessa, si poteva mettere dentro, non è stato così.
Quindi un'altra occasione sfumata per il Città di Venturno Marina, mentre il tempo passa, siamo al 30°, quindi siamo entrati negli ultimi 10 minuti di gioco, si assottigliano le speranze del Città di Venturno Marina, però intanto attenzione, Diana al limite dell'area, non riesce a servire il compagno, un altro grandissimo intervento di Gascone, prova il Città di Aprilia a portare un contropiede, non concretizzato però, attenzione, clamoroso errore di Petrucci. Pacchiarotti serve il compagno, attenzione, ancora Pacchiarotti che serve all'indietro Leonardi al limite dell'area, attenzione al limite, Rizzo prova un mancino, svetta di testa il difensore Di Marco e poi Petrucci un po' in difficoltà. La mette in fallo laterale, ancora in sofferenza il Città di Venturno Marina che soffre gli attacchi degli avversari, soprattutto quando questi riescono a partire in contropiede. Dopo un'azione sfumata per il rossoblù c'è da soffrire quando manca poco ormai al termine e quando sono sempre più flebili le speranze di arrivare al gol del pareggio. Intanto attenzione Leonardi, l'autore del gol, cerca la doppietta personale. Palla che va addirittura in mezzo all'area, lascia una palla in mezzo ma c'è Tomao che blocca la palla e si accinge al rinvio, ancora una volta la squadra dell'Aprilia con passaggi semplici se va a sfiorare il gol, mentre il Minturno si catapulta tutto in avanti ma non riesce a concludere anche le cose più piccole. Ora c'è pronto il cambio da parte del team dell'Aprilia, intanto ancora l'Aprilia in avanti, chiusura, ora c'è il cambio quando, ecco qua, vediamo il trainer apriliano Carale Rondinelli, chi uscirà? Uscirà proprio uno dei migliori in campo, vorrei dire, Ciro Sepe con la maglia numero 7, brava, ottima la sua prestazione, e dentro va a entrare il numero 15, vale a dire Danilo Ruggiero. Quando siamo giunti al minuto 32, quindi ben 8 giri di orologio. Gli ultimi 8 giri di orologio di questa giornata del girone C del campionato degli allievi regionali. Attenzione, Pacchiarotti prova il destro, deviazione, ci arriva Tomao. Siamo alle battute conclusive. Si prova per il Città di Venturno Marina a cercare il pareggio per contro, però il Città di Aprilia prova a chiudere definitivamente i conti. Adesso un lancio per Diana sull'esterno destro, punta l'avversario Rizzo, traversone di Diana intercettato dallo stesso Rizzo, libera la difesa del Città di Aprilia. Di Marco prova a rinvigorire l'azione offensiva, però Bonsanti esce alla grande, prova a pescare in profondità Leonardi, fischiato però un fuorigioco di rientro proprio dell'attaccante numero 11 del Città di Aprilia, e quindi sventato un altro pericolo da parte del Città di Venturno Marina, che con la propria difesa è riuscita a salire in tempo. Attenzione adesso, non si riesce a manovrare a dovere ed è così che il Città di Aprilia riprende in mano le redini del gioco. Fallo di Petrucci, un altro fallo di Petrucci ai danni di Leonardi, ricordiamo Petrucci già ammonito, quindi deve stare attento per non concludere in anticipo la sua partita. Rizzo pronto a battere con il mancino, Pacchiarotti. Aldo, qual è la chiave tattica di questi ultimi minuti secondo te? Giocare come se non hai nulla da perdere, cercare di costruire, andare in avanti, mettere questa palla in avanti. Comunque la difesa, grande la prestazione di Petrucci, che è quello che sta imperiando in difesa, l'unico che sta lottando, l'unico che sembra attento. Grande ora questa chiusura, c'è cioè la rimessa tra Minturno che non so, dovrebbe cercare di essere furbo a farsi trovare i calci posizioni. Intanto occasione per l'Aprilia con il neo entrato, vuole dire Rui Can, ma palla che viaggia ancora tra le file apriliane, dove c'è Ruggero, un altro neo entrato, Ruggero da destra mette la palla in mezzo, colpo di testa. E c'è fallo in attacco, palla che chiaramente la posizione è ripetuta perché la palla deve essere fermata, sistemata a terra e battuta, quindi niente palla in movimento, ancora una volta
l'arbitro è molto fiscale in questo, giustamente. Le metteva a terra e dice arbitro posso, e così. Intanto il Mitorno cerca ancora di stare nella sua difesa senza andare in avanti. Sì, bisogna accelerare le operazioni perché altrimenti il cronometro va avanti. Il cronometro in questo momento non è assolutamente un alleato del Città di Minturno Marina, tanto che deve fronteggiare un'altra azione avversaria. È il numero 8 Graziano che va a contrastare l'avversario, prova a rilanciare, intercettato con un braccio il rilancio del rosso-blu, però è ancora Bonzanti che cerca di rilanciare l'azione offensiva. Attenzione, fischiato un fallo in favore degli ospiti all'altezza della tre quarti del Città di Minturno Marina, quindi un'ulteriore possibilità per i bianco-blu per cercare il gol del raddoppio e chiudere definitivamente i conti di una partita che si sta avviando alla propria conclusione con lo stesso copione che ha caratterizzato la prima frazione di gioco. Con trame ragionate, trame in velocità però del Città di Aprilia, numerosi lanci lunghi e azioni poco manovrate da parte del Città di Minturno Marina, che ha cercato soprattutto le proprie torri in avanti senza però fino adesso fortuna. Al punto di battuta Pacchiarotti che prova a calciare al centro, forte e teso, fuori gioco da parte dell'attaccante del Città di Aprilia Ruican, azione sfumata, quindi si ripartirà con un'ennesima punizione in fase difensiva per il Città di Minturno Marina. Al punto di battuta Di Marco, ancora un lancio lungo a scavalcare il centrocampo avversario. Stella prova ad intervenire di testa, Bonzanti intercetta il passaggio, Pacchiarotti, ancora Bonzanti che con classe serve Pacchiarotti alla tre quarti, prova il passaggio filtrante per il proprio attaccante, intercettato il passaggio dal numero 5 lungo, numero 3 Cantiello. Attenzione in area di rigore, sull'esterno della rete il tiro di Messina, sfuma una clamorosa occasione per il Città di Minturno Marina per agguantare il pareggio proprio nei minuti finali. L'attaccante numero 9 Messina, quando siamo al minuto numero 37, quindi mancano appena 3 minuti, quindi una clamorosa occasione sfumata per i padroni di casa, Aldo. Attenzione però, intanto Ruican prova ad andarsene, trattenuta evidentissima da parte di Cantiello, arriverà per lui un giallo scontatissimo, pronto ad estrarlo il direttore di gara di Siena. Aldo, un'occasione davvero monumentale mangiata dal numero 9 Messina. Mancano 3 minuti al termine, sembra svegliarsi il Città di Minturno Marina, ma sperano i tirrenici che si possa agguantare almeno un pari proprio nei minuti finali, visto che comunque la maggior parte del secondo tempo è stato è stato principalmente di marca apriliana, perché leader da parte del centrocampo intelligente a sfruttare queste palle. Calcio di punizione, abbiamo sia sulla palla il numero 8 Pacchiarotti sia Giuseppe Bonzanti. Conclusione, palla solo ribattuta, palla che va fuori. Ora bisogna mettere palla a terra subito, accingere al rinvio. Palla ferma e non palla in movimento, in modo da risparmiare tempo. Esatto, perché abbiamo visto che il direttore di gara Francesco Di Siena su queste situazioni si è dimostrato parecchio fiscale quest'oggi. Bonzanti ancora una volta esce con grandissima classe. Pacchiarotti allarga sull'esterno destro dove interviene Sassaroli. Sassaroli guarda la posizione dei compagni. Attenzione Cantiello intercettato il proprio passaggio, però sarà rimessa laterale in favore del Città di Minturno Marina, che prova a velocizzare i tempi. Interviene Briglia con grande scelta di tempo ad anticipare Messina. Il Città di Minturno Marina guadagna metri, ma il cronometro va avanti, i secondi passano. C'è un cambio intanto, sembra esserci un cambio per il Città di Aprilia. Esce il numero 11 Leonardi, l'autore del gol che finora sta decidendo il match winner fino a questo momento. Entra in campo il numero 13 Perra per giocare questi minuti finali, che vedono adesso un calcio di punizione in favore dei padroni di casa, i rosso-blu. Al punto di battuta si appresta Gaetano Mallozzi.
quando siamo alle ultime battute davvero di questa giornata del campionato di lievi regionali girone C, tutti in area all'arrembaggio. Parte Mallozzi al centro, non riesce ad intervenire nessuno, il pallone è troppo alto, si spegne sul fondo e ci sarà una comoda rimessa dal fondo per il portiere Cristiano Torre. Prova a velocizzare la rimessa dal fondo Luigi Diana. E però il Città di Aprilia cerca di guadagnare qualche secondo prezioso ritardando leggermente la battuta. Attenzione Ruican. Prova a tenere palla in mezzo a due, per un attimo ci riesce, in vantaggio Cantiello sull'avversario, vediamo, la palla esce fuori, sarà rimessa laterale in favore del Città di Minturno Marina, cerca i propri compagni Cantiello, non trova nessuno, numero 16 De Rosa viene incontro al pallone, prende il pallone ma non riesce a servire il compagno, esce alla grande il capitano avversario Briglia. Attenzione, fase confusa di gioco, fallo ai danni del numero 14 rossoblu Luigi Diana da parte di Marco Rizzo. Battuta per Diana che non riesce ad intervenire sul pallone, ancora una grandissima chiusura da parte di Pacchiarotti, uno dei migliori in campo quest'oggi in assoluto. Petrucci, attenzione, ferma tutto di Siena che va a redarguire i due contendenti che sono Giampaolo Testa e Danilo Ruggero. Evidentemente qualche scaramuccia in campo. Petrucci si riprende a giocare, numero 4 di Marco, palla al centro, spiovere di testa, libera Briglia, attenzione perché parte un contropiede, il contropiede del Città di Aprilia, Bonzanti, Di Marco riesce ad impedire che il pallone arrivi a Sassaroli. Attenzione Ruican, sono nel cerchio di centrocampo, contro due ancora, prova il Città di Aprilia, ferma tutto il direttore di gara di Siena, è rimasto a terra un giocatore del Città di Minturno Marina, vediamo, sembra dolorante a terra il rosso-blu, vediamo, entra in campo il sanitario del Città di Minturno Marina, è il numero 10 Stella, ancora lui a terra dolorante, accusato un colpo in un contrasto di gioco presumibilmente con Ruican, che nel centro di cerchio centrocampo cercava di destreggiarsi contro due avversari. Si perde altro tempo e ormai la partita è arrivata al suo epilogo, forse ancora un'occasione in favore del Città di Minturno Marina per tentare un disperato aggancio agli avversari, palla però in questo caso contesa, attenzione, si perdono altri secondi preziosi. Petrucci che dà con fair play la palla agli avversari, Pacchiarotti con l'esterno destro, palla recuperata dal Città di Minturno Marina, ultimo assalto, Petrucci prova il traversone, sbilenco, Bonzanti, grandissimo passaggio per Ruican, la palla rimbalza sulla testa, numero 14 Ruican entra in area di rigore, prova il dribbling sull'avversario, prova il sinistro, ottima conclusione ma altrettanto buona è la risposta di Mattia Tomao, attenzione al centrocampo ed ecco qui il fischio finale, ottima vittoria, ottima affermazione del Città di Aprilia in trasferta contro sul campo del Città di Minturno Marina. No. Buongiorno a tutti i telespettatori delle Golfo, siamo qui a bordo campo al termine della partita fra Città di Minturno Marina e Città di Aprilia vinta dagli ospiti per 1-0, allora siamo qui con il mister del Città di Minturno Marina Vincenzo Collalti, allora mister, che partita è stata? Abbiamo visto che gli avversari manovravano un po' di più palla a terra, voi vi affidavate maggiormente a lanci lunghi a volte a scavalcare il centrocampo. Sì, purtroppo oggi abbiamo affrontato una squadra che tecnicamente era ben dotata e nello stesso momento ben messa in campo, solo che purtroppo ero sicuro di andare incontro a una prestazione del genere perché la squadra avversaria ha un campo similare, il campo in perfette condizioni non ci ha certamente avvantaggiato come in altre occasioni che abbiamo portato l'intera posta, purtroppo oggi i ragazzi non erano quelli che veramente sono, merito e come si può dire agli avversari che hanno portato l'intera posta a casa con una delle poche occasioni che gli è capitata, magari anche per un infortunio del nostro difensore che
purtroppo non è che gli capita spesso, ma è costata cara. Prego. Quindi qual è stata secondo lei davvero la chiave tattica che ha giocato a vostro sfavore, da imputare soprattutto l'infortunio del vostro difensore, oppure no, c'è stato anche altro? No, c'è stato anche altro, perché gli avversari avevano un piglio maggiore nel tentativo di recuperare la palla, noi eravamo più molli e aspettavamo magari un eventuale errore degli avversari, e questo vuol dire tantissimo in una squadra che fa dell'aggressività come la nostra il punto di forza. Questo oggi non c'è stato, perché come potevamo ben vedere loro arrivavano sempre primi sulla palla. E pazienza, io penso che sia stato questo il motivo scatenante della vittoria avversaria. Adesso si guarda avanti, la prossima sfida ce la presenta, quali sono le insidie più grandi per voi? La prossima sfida, la sfida andremo in casa della capolista, che qui in casa ci ha battuto per 1-0, sempre per un nostro infortunio, ma non proprio per quello, perché la squadra è quadrata, squadra preparata, giocatori di categoria e di classe di nascita proprio da 96, tutti quanti allievi, noi abbiamo 97, però noi ce l'andremo a giocare, perché la nostra è una squadra che fuori casa esprime il meglio di sé, forse sarà il fatto di non perdere la partita, quindi un approccio migliore alla partita e di conseguenza un risultato migliore rispetto a quello di oggi. Alla luce di questo risultato, quali sono infine le reali ambizioni di questa squadra per questo campionato secondo lei? Dove può arrivare questa squadra realmente? La nostra squadra, la prima cosa che deve fare, sembra un po' dice sempre la stessa cosa, cioè salvarsi il più presto possibile, però visto le realtà avversarie a Roma, a Latina e via dicendo, la nostra squadra può arrivare fra le prime 4-5 posizioni, non sto dicendo chissà che cosa, però per quello che si è visto fino adesso in questo campionato la nostra formazione può competere con le prime. Benissimo, allora ringraziamo mister Collalto e ridiamo la linea alla regia.